Hey, ben ritrovati da AndroLink91 e benvenuti in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Blasters. Oggi sfida contro il mostro Zazel. Zazel è il servitore, se vogliamo chiamarlo così, di Emma, il grande Emma. E a quanto pare lui dice che è meglio che se gli umani e gli yokai non abbiano contatti. Convinci il presidente Zazel. Il consiglio vieta agli yokai di mischiarsi agli umani? Convinci Zazel. E andiamo allora. Ah però, no, aspetta. Andiamo da Komajiro. KJ, mettiamo la difesa perché in realtà io con l'attacco sarei... Con l'attacco sto bene, potrei massimizzare tantissimo l'attacco, oppure guarire più lentamente, oppure aumentare forza e difesa, ma credo che la forza e la difesa siano distribuite equamente. Tipo, per esempio, se ci dà 100 di potenza, sono 50 in forza e 50 in difesa, mentre qui, essendo solo difesa, ci dà 100 in difesa. Non ne sono sicuro funzioni così, però perché allora metterne di più? Non avrebbe senso. Wow. Accettiamo la missione. Limite livello 95, quindi scendiamo dal 99 al 95. Ma cos'è l'aereo che sbatte le ali? Sarà uno yokai anche l'aereo? È posseduto forse da uno yokai? Eccoci qua. Allora, che succede? Combattiamo qui? Ah no, i suoi due servi. Zazel è un servitore e dà dei servi anche lui. È tutto un magna magna generale. Sbav, sono Ducane, quindi lui fa... Come fai a sbavare? Fai con la bava? Non lo so. Sono Aristocat. Evito di fare l'onomatopei perché sono disgustose. Che vogliono questi patetici yokai? Non lasceremo passare nessuno tranne il ferace Zazel. Se non eravate attesi dovreste andare via. No! Non possiamo, siamo qui in qualità di blaster. Esatto. Vogliamo che cambi da sul divieto d'amicizia tra yokai e umani. Komo-san, che rabbia, wow. Siamo sempre andati d'accordissimo con gli umani. Non se ne parla. Le decisioni del maestro Zazel sono legge nello yokai world. Opporvi sia impensabile. Ed è come mettere in discussione tutte le regole dello yokai world. Non possiamo accettarlo. Silenzio! Chi credete di essere? Non abbiamo altra scelta se non quella di usare la forza. Io? Indietro, indietro! Noi vi giudicheremo. Dannati blasters. È la gentaglia come voi a minacciare l'ordine dello Yokai World che io rappresento. Preparatevi per la distruzione totale! Mi ha leggermente laggato, non so perché. Però... no, non voglio lui. Non mi puntare Zazel, per favore. No. Zazel, no. No, no, Zazel, no. Dov'è finito l'altro? No, voglio vedere una cosa. No, perché mi punta Zazel? Non mi deve puntare Zazel, ma loro. Se non mi punta loro è impossibile farla. No, raga, se non mi punta loro è inutile. Accidenti. Perfetto, perfetto, perfetto. Vai ora. Io dicevo, no? Prima, li ho affrontati anche su Blasters 2 questi. E li ho fatti al quarto tentativo, ma credo che fossero più deboli, sapete? No. Perfetto, eccolo, va.
No, cambia. No, ecco, ah, cavoli. Accidenti. Tosti, eh. Dovrebbe venire il vecchietto ad aiutarmi, eh. Non arriva il vecchietto? Wow, sarà difficile allora. Eeeh. No, che cosa? Ma dai. Ma non mi ha attivato. Ma per favore. Magari alcuni di voi possono trovare opinabile il fatto che io porti Jibanyan piuttosto che il sempreverde Kabukyo. Ma è perché Jibanyan attacca da lontano, invece Kabukyo per forza da vicino, attacco fisico. Duca Sbavio mi sa che è quello più feroce, eh. Non vorrei dire una stupidaggine. Perfetto, vai. Quanti danni gli abbiamo fatto, raga. Beccatevi questo, vai. Perfetto, qua si è andato, dai. E Duca Sbavio se n'è andato. Ora, no. Puntami lui, bravissimo. Ora, non per fare lo spaccone, però... Oh, questa adesso è andata molto bene, perché vabbè. Sono stato molto più furbo a beccare subito loro. Anche molta fortuna a beccare subito loro, sia chiaro. A posto, Zazel ora dovrebbe andare in fin di vita, credo. Non so se è come l'altro. Perfetto, così recupera. Mi sa che dobbiamo sconfiggerlo, sì, e poi dopo si trasforma. L'altro, se non sbaglio, si trasformava subito appena mandavamo K.O. Aristo... oddio. Comunque sì, come si chiamassero... Comunque lì, qualunque cosa si chiamassero quei due, non so parlare. Ci picchia. Questo Zazel non è difficile da evitare? Gli yokai e gli umani stanno diventando amici da diversi anni, eh. Mo non è per dire nulla, però. Sì, spero di Zazel è un attacco dritto, quindi non mi preoccuperei. È l'attacco dopo, quando diventa Zazelmer, che è davvero tosto. Ok, è andato, perfetto. Ora aspettiamo che si trasformi. Sarebbe bello, eh? Invece no. Ma è un polipo. Voi pensate di potermi sconfiggere? Sì, l'idea è quella. Voi, come osate? Imperdonabile! Inginocchiatevi davanti al potente Zazelmare! Io per carità sono sempre per i nomi originali e tutto. Posso anche capire quando vengono adattati, davvero, eh. No! Sono un... So, guarda. Se qualcuno mi dice Andre Link sei un coglione, avete tutta proprio ragione completa. Perché me lo merito. Allora, dicevo, Zazelmare non si può sentire perché non è quello il senso della del suo nome. Ad ogni terzo di vita lui farà il suo attacco speciale e dovrebbe venirci Emma in aiuto? Non l'ho evitato? Ah, perché stava sparando nel frattempo, sì, ok, va bene. Non gli state dietro che fa l'attacco con le zampe posteriori. Sì,
Signor Zazel, io l'avrei evitato l'attacco. Ecco, allora, attenzione ora. Mangia e poi sparisci. Sì, però, Shogunian. Beh, Shogunian, sei un cretino. No, come? Wow, oh. Wow. Oh, 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 aiuto! No! Brava, brava piccoletta. E ora carichiamo l'attacco. Ragazzi, lo so, ho sprecato il... Perfetto! Stiamo andando bene, stiamo andando bene. Ragazzi, ora per favore, segui... Ragazzi, eccolo, eccolo! Dai che ti volevo, vi aiuterò. Sfera suprema di Emma! Era debole, eh? Era debole, però l'ho preso. Ok, dov'è? Oh, 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 oh! Chansu, Chansu! No, aspetta. Aspetta, aspetta un attimo, io non l'ho premuto. Lo fai in automatico, no? L'altra volta non me l'ha fatto in automatico quando ho preso la sfera. Neanche c'è zecco senza guardare. Sono solo un po' abbattuto da questo fatto. Ha rianimato bene. Va bene, è andata, però dicevo, quel blaster lì, non lo so, perché ha fatto quell'attacco lì? È imbazzuto il gioco. Ho commesso un errore. Ho sbagliato, che vergogna perdere in questo modo. Presidente Zazel, te ne preghiamo, per favore. Ascolta quello che abbiamo da dire. Se non posso stare in mezzo agli umani, allora sarò triste. Gli umani... Beh, Nathan è il mio migliore amico. Ok, andiamo. Andre Link, Zazel non ce la farai e altri messaggi in direct. Ragazzi, abbiate fiducia in me. Non sarò bravo a giocare, però questo riesco a farlo. Poi ci sarà il tempo per giocare insieme. So già che c'è una missione che si può fare solo online. E veramente ci sarebbe anche il modo per bypassare quell'opzione, però la farò con voi, tranquilli, se è necessario. Giocheremo comunque sia online, spero di riuscire a fare qualcosa prima dell'estate, ma non penso proprio, anche se quest'estate tutti rimarranno a casa per via del Covid, oppure vi andrete a friggere come delle anguille sotto il sole dentro il plexiglass al mare, se preferite quell'opzione, e tornare a casa ustionati fate voi. Yokai e umani, amici. Bah, non fatemi ridere. Però io so che Zazel nella versione americana ha un accento russo. Zazel, calma. Perché non gli dai una possibilità? Ma cosa? Che poi Emma è quello che ci ha anche aiutato a sconfiggerlo. Tu sei quello strano ragazzo che ci ha aiutato prima. Chi sei? Emma il Grande! Emma il Grande, perché hai... Per mille giravolte sei Emma il Grande! Emma il Grande, il super VIP a capo dello Yokai World! Non avrei mai pensato che fosse così giovane. Gli umani sono cattivi. Sarebbero una cattiva influenza per gli Yokai. Proibire il contatto è l'unico modo per proteggere gli Yokai. E ragazzi, più attuale di così non potrebbe essere. Proibire il contatto. Anche se credo che la malattia fosse solo un pretesto per
evitare appunto di avere contatti con gli umani a questo punto. Ma questi blasters stanno cercando di Zazel. Zazel, avresti dovuto capirlo quando combattevi contro di loro. Che tu e loro volete la stessa cosa. Entrambi volete proteggere qualcuno, o mi sbaglio? Così pare. Lo avrai notato anche tu. Ho il sospetto che il mondo sia diventato un posto migliore per la collaborazione tra yokai e umani. Ci sei rimasto male per essere stato dimenticato dagli yokai amici degli umani? No, io... I tempi sono cambiati. Entrambi i nostri mondi. Allora, Zazel, abbi fiducia nei blaster e insieme faremo grandi cose. Sbaglio o Zazel è un po' tsunderino? Andiamo. Costruiamo un nuovo Yokai World insieme. Che ora che ci penso, questo posto non è quello della battaglia finale su Yokai Watch 4? Mi pare. Un mondo bellissimo in cui yokai e umani vivono in armonia. Sarebbe bello, vero? Come vuoi, mio signore. Dovrebbe fare la sua classica risata. Certo, ha distrutto il palazzo di Emma, però chi se ne frega, no? Tanto, mica paga lui. Pagano i contribuenti. Prossimamente su Yokai Watch Blasters! Ehi, gente! Sembra che abbiate visite! Ehi, scusate per il pasticcio con Zazel. Per mille giravolte! Emma il Grande in persona! Come mai è venuto fin qua? La verità è che... Prossimamente, perché sei diventato un blaster? Non perdertelo! Che poi sarebbe anche l'ultimo episodio. Sì, sarebbe l'ultimo. L'ultimo capitolo, non l'ultimo episodio. Attenzione, c'è Emma. Ehi, voi! Ma che bello. Sono venuto a giocare. A giocare? Come sarebbe a dire a giocare? Cavolo. Cosa? Emma il Grande? Tutte agitati. Nevaria che non se... O Nevina. Qual era delle due? Non mi ricordo mai. È Nevina quella con gli occhiali. Sì. È sempre... impertinente. Proprio non gliene frega niente. Anche se in realtà ci tiene molto a noi Blaster. Scusate ancora per la storia di Zazel. Ma che dici? Non lasceremo che rovini la nostra amicizia. Oh, Whisper, sempre pronta ad adulare. Beh. Come va la salute, Emma? Ho saputo che stavi male. Male? Ah, era una bugia di Zazel. Ma veri? Per mille giravolte, allora dov'eri? Stavo osservando il mondo degli umani per conoscerne alcuni. Dopo aver sentito che è un signore, credevo fosse un tipo anziano un po' strano. Quello è Emma all'antico. Ma in realtà sembra proprio banale. Come? Che cosa? Ci pensa Nevin a rendere tutto imbarazzante in un secondo. Intende banale in senso buono, lo giuro. Sì, sì, banale nel senso di normale. Sì, in effetti sì, non per forza deve essere banale. Uno che dice banale è perché è... banale? Di poco conto? Può anche significare normale. Allora, Emma il Grande, che cosa ti porta dei blasters? Ah, giusto. Ho un lavoro per voi. Una richiesta direttamente da te per noi? Sì, volevo chiedervi di tentare le 5 prove. Emma il Grande ci mette alla prova, ho paura. Guardati dalle tremende creature che vagano nel terrore onirico. E che cosa vuol dire? È un vecchio detto, più vecchio dei blasters. Un tempo si credeva che nel terrore onirico, dopo aver sconfitto i grandi mostri, sarebbe emerso qualcosa di più spaventoso. Ma era superstizione. La sconfitta dei grandi mostri per mano dei blasters ha portato la pace nel mondo. Vero. Ma non vi siete mai chiesti? E se fosse vero? Andiamo. Per questo voglio che affrontiate le mie prove. Se siete diventati così forti da superarle, non avrete nulla da temere. Capisco. Ho capito, Emma il Grande, sei il migliore. Ho detto a quadro tutto quello che c'è da sapere.
le prove potrebbero farvi perdere i sensi. Ma non ascendete, ragazzi! Con l'occhiolino, perché c'era la stellina. Alla prossima! In realtà, se uno yokai ascende, muore. In teoria. Doveva proprio spaventarci così, poco prima della partenza? Cioè, lo yokai muore definitivamente e va in cielo. C'era anche nell'anime un episodio. Io l'anime non è che l'ho visto, ma quando capitavo su Boeing, e c'era l'anime, diavo un'occhiata. Quindi, abbiamo sconfitto Zazel! Woo, 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 woo. Bene, possiamo anche concludere qui il video. Nel prossimo affronteremo le 5 prove di Emma. Anche se credo che in realtà sono 3. Sono i 3 Oni più 2 grandi mostri. Per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!